Oggi mi onoro, insieme ad altri miei consiglieri comunali dell'opposizione, di portare un importante punto all'ordine del giorno di un consiglio comunale aperto, che è la salute dei cittadini della provincia di Trapani, dove di fronte alla salute non ci possono essere colori politici, non ci possono essere bandiere, ma c'è solamente la Croce Rossa. E oggi sono qui a difendere questo territorio e ringraziando i miei colleghi, l'avvocato Gaspare Passanante, il consigliere Giacomo Gentile, il consigliere Zito Gaudenza e il consigliere Tommaso Di Maria per aver firmato insieme a me questo ordine del giorno in questo consiglio comunale aperto. Giorni addietro si è inaugurata una struttura di altissimo rilievo, forse di una importanza elevata di fronte agli altri strutture presenti in tutta la Sicilia. Sono spesi qualcosa come 32 milioni di euro. Diciamo, sono una struttura impeccabile. Purtroppo non dovrebbero nascere dei problemi, ma i problemi sono nati. E quindi oggi perché qui? Qui per difendere tutti i malati di tumore. La stessa parola lo dice, tumore. E per difendere un complesso di radioterapia complessa già pronta nel territorio di Malzea del Vallo. Quando chi ha problemi di questo tipo deve fare chilometri per raggiungere Palermo. Oltre a quei chilometri ci si aggiunge la situazione economica che ogni soggetto deve spendere, specialmente per i meno ambienti, quando una radioterapia dura dai 10 ai 15 minuti, si deve perdere giornate intere. Quando possiamo avere la radioterapia complessa a due passi, a 15 km da Campobello di Mazara, da Castelvetrano e da tutta la Valle del Belice. E oggi siamo qui a difendere questa causa. Questo consiglio deve deliberare, deve dare manforte a questa causa, perché certamente non è oggi io non ho questi problemi, tocca al vicino di casa. Il tumore quando arriva non bussa, arriva e basta. Tantissimi giovani muoiono e oggi questa causa va difesa. Perché non si può pensare, nemmeno minimamente, di allogare la radioterapia complessa in un pseudo edificio ancora da ultimare. E noi lo sappiamo benissimo che la burocrazia cammina lenta come una lumaca e che ancora si deve ristrutturare quell'edificio, fino a che ci si possa stabilire una radioterapia complessa. Io non ho nulla in contrario che ci può essere una seconda radioterapia su Trapani, completamente. Mio malgrado sono molte le cause. Consigliere, si allontana il microfono se no distorge. Mio malgrado sono tante le cause e i malati tumori che ci sono. E quindi una seconda struttura anche su Trapani non farebbe male, anche perché tutti quei cittadini, tutti quei abitanti di quel territorio lo avrebbero vicino. E oggi questo, insieme
al Comitato Pro Terapia di Malzara del Vallo, nella persona del suo segretario Marilinda Ingrande, insieme a questo comitato, Giovanna Parrinello, Andrea Mirardi e tanti altri che si sono dati da fare per mese e mese a difendere il territorio di Malzara del Vallo, a difendere il loro territorio. È questo che noi dobbiamo fare, difendere il nostro territorio. E Campobello di Mazzara sta difendendo il proprio territorio. Grazie anche al leader di questa iniziativa, Francesco, che già su Mazzara ha fatto il Consiglio Comunale aperto, insieme al consigliere Iacono, hanno fatto sì di prendere impegni come Consiglio Comunale a supporto di questo complesso di radioterapia. Lascio la parola agli altri perché sono tanti interventi ancora da espletare. Grazie. Inizio il mio intervento dicendo che non si può non essere sensibili alla tematica argomentata in questa seduta e di cui oggi stiamo discutendo. La conclamata struttura ospedaliera di Mazzara del Vallo avrebbe dovuto ospitare, almeno così si era previsto, una serie di servizi come quello della radioterapia dotata di acceleratore lineare e reparto di oncologia dipartimentale semplice. Oggi invece, caro Presidente e cari colleghi, discutiamo se e dove collocare questi servizi. Sappiamo benissimo che tutto sembra essere destinato nel comune di Trapani, dove tra l'altro non esiste ad oggi neanche una struttura recettiva per questi servizi. Mi chiedo come sia possibile essere sempre ultimi anche quando le condizioni sono favorevoli. L'esistenza della struttura, il benessere della comunità e soprattutto l'iniziale appoggio politico. Si tratta solo di una questione di buona logica e rispettare quello che si era già deciso da tempo. Almeno per una volta cerchiamo di fare gli interessi dei nostri cittadini, avere cioè una struttura ubicata in un punto nevralgico della provincia, facilmente raggiungibile da un'ampia utenza con notevole risparmio di tempo, risorse ed energia, da non dimenticare che il nostro territorio tra l'altro è un bacino con un'elevatissima incidenza di malati oncologici. Concludo sperando che gli onorevoli che per anni sono sempre venuti nel nostro territorio a prendere preferenze, che forse oggi è arrivato il momento che mostrino un po' di interesse per noi che ad oggi siamo sempre stati dimenticati da tutti. Grazie Presidente.